Il 90% del make-up venduto nel mondo risulta essere prodotto in Italia, dato che fa del nostro paese il primo produttore al mondo di trucchi. Quindi è fondamentale che siamo anche i primi a proporre una legge di questo tipo che va a regolamentare l'ambiente. I numeri ci aiutano a capire davvero l'importanza. Con questa legge noi riteniamo che si faccia davvero un passo avanti e che in Europa l'Italia possa essere in prima fila nel contrastare il problema dell'inquinamento ambientale e della salute delle persone. Per questo il gruppo Democrazia Solidale Centro Democratico voterà a favore. La ringrazio. La collega Galgano adesso. Grazie Presidente. Questa legge che disciplina la concessione del marchio di qualità ecologica per i prodotti cosmetici è una legge importante. Il settore della cosmetica infatti è un settore trainante della nostra economia, è un settore che fattura 10 miliardi di euro e che è in crescita. E questa legge consente di creare un ulteriore elemento di differenziazione e di distintività per questo settore e questo aumenterà la sua competitività. Oltre a questo importante obiettivo, noi ne conseguiamo due ancora più importanti, perché tuteliamo la salute del consumatore inserendo nel concetto di ecocompatibilità la dermocompatibilità. E questo è molto importante perché alla fine la tutela della salute del consumatore è fondamentale quando parliamo di prodotti e in più tuteliamo la sostenibilità dell'ambiente, perché una delle nostre preoccupazioni deve essere certamente quello di consegnare alle generazioni future un ambiente dove è bello vivere. Abbiamo una raccomandazione da dare, da chiedere ai ministeri competenti che avranno il compito di stilare l'elenco dei parametri che in base ai quali sarà possibile ottenere questo marchio. Che nello stilare il regolamento tengano conto di criteri di efficienza e di semplicità, perché i regolamenti sono importanti, ma è altrettanto importante che le aziende li possano seguire senza gli impazzimenti che in realtà contraddistinguono purtroppo per legislazioni troppo spesso farraginosi l'esperienza di chi lavora in azienda. Detto questo, per tutti i motivi che ho elencato, siamo veramente contenti di esprimere per questa legge che raggiunge obiettivi importanti il nostro voto favorevole. Grazie. La ringrazio. La collega Vezzali, prego. Grazie Presidente. Governo, colleghi, il provvedimento che stiamo approvando è coerente con la necessità di rendere i prodotti di uso quotidiano privi di sostanze tossiche per la salute, ma risponde anche all'esigenza di renderli il più possibile a basso impatto ambientale, prodotti cioè con materiale ad alta biodegradabilità e non inquinanti. Per ottenere pertanto il marchio italiano di qualità ecologica, le aziende devono produrre prodotti dermocompatibili, precisare la quantità di sostanze tossiche pericolose per l'ambiente e per la salute, oltre che cancerogene in esso contenuti. Devono dichiarare anche se contengono disturbatori endocrini o sostanze vietate e specificare l'incidenza ecologica dei loro imballaggi.